Giovedì 8 febbraio 2024, ben ritrovati all'appuntamento con l'agenda del santuario, prendete carta e penna perché abbiamo tanti appuntamenti da segnare in agenda, appunto che accompagneranno i prossimi giorni, quelli che ci porteranno dritti dritti incontro alla Quaresima, uno dei tempi forti della Chiesa Cattolica, forse quello per eccellenza, così ricco di riti, di celebrazioni che maggiormente ci avvicinano all'incontro con Dio. Il primo appuntamento di questi è mercoledì delle ceneri, mercoledì 14 febbraio, ma prima di arrivare a questi appuntamenti ci prendiamo anche un attimo il tempo per andare a vedere ed ascoltare quello che è successo nei giorni scorsi in maniera particolare, giovedì 1 febbraio, febbraio si è celebrato una veglia eucaristica per le vocazioni con il nostro eh, Monsignore Padre Franco Moscone, una veglia che ha anticipato la festa per i consacrati, celebrata appunto il giorno successivo e in, nella veglia tenutasi in Santa Maria delle Grazie, Padre Franco ha fatto una bellissima riflessione, centellinando parole veramente preziose che vi invito ad ascoltare con cura. Abbiamo ascoltato tre versetti, non di più, del Vangelo di Giovanni e si trovano al centro di quello che è l'episodio dell'ultima cena. Di questi tre versetti, due credo che li conosciamo e li portiamo quasi a memoria. Gesù dice agli apostoli presenti e lo ripete continuamente questa sera a noi, vi do un comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, e da questo conosceranno che siete miei discepoli. È l'unico comando che il Signore lascia alla sua Chiesa, ai Suoi discepoli e quindi anche a noi. Però questi versetti centrali e che conosciamo molto bene sono dentro un contesto molto particolare, quasi sconvolgente, soprattutto se avessimo ascoltato quelli precedenti e quelli che seguono immediatamente. Nei versetti precedenti si parla di Giuda, di Giuda Iscariota, si annuncia il suo tradimento immediato. Nasce un po' di disordine tra i discepoli: chi sarà colui che ti tradisce? E subito dopo. Segue un altro elemento sconvolgente. Pietro dice, ovunque tu vada, io ti seguirò, sarò con te, do la mia vita per te. E Gesù risponde, Simone, Simone, questa notte non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Ebbene, a mio giudizio è sconvolgente che Gesù offra consegni ai suoi apostoli, alla sua Chiesa nascente, a noi quello che è il cuore del suo messaggio, il comandamento nuovo, dentro questo contesto di tradimento e di rinnegamento, esattamente l'opposto dell'amore, la sconfitta di ogni relazione vera e autentica, la morte di ciò che è vero, di ciò che sta nel desiderio del cuore dell'uomo, nel momento più tragico, più ancora della croce, perché qui è il momento in cui Gesù consegna il suo testamento. Nel momento più tragico tra il tradimento e il rinnegamento, Gesù dona il comandamento dell'amore. Davvero parole molto, molto intense e una riflessione. Che ci invita a vivere la quaresima alle porte, con impegno e perseveranza per appunto tradurre in gesti concreti quel comandamento nuovo che Gesù ci ha lasciato. E era il giovedì 1 febbraio, come dicevamo, a seguire c'è stata la festa per i consacrati nel giorno 2 febbraio, poi domenica 4 febbraio, ricorderete, è stata celebrata la Santa Messa dei Camigliani per ricordare la conversione di San Camillo dell'Ellis, 449 anniversario della convers conversione di San Camillo che cadeva proprio in questi giorni e in questi luoghi, nella Valle dell'Inferno nella quale vi ho portato attraverso un video. Poi martedì 6 febbraio c'è stato anche il ricordo del nostro caro fra Daniele Natale, il eh, servo di Dio di cui è in corso la causa di eh, beatificazione e del quale ci piace eh, ricordare un episodio che lo lega alla vita di Padre Pio grazie al prezioso aiuto di Francesco Bosco che ascoltiamo per un minuto. Daniele, che era seduto proprio accanto a padre Pio eh, e pregava con lui, eh, gli venne in testa di provare se veramente padre Pio eh, poteva leggere nei suoi pensieri. Guardando padre Pio, allora gli chiese proprio mentalmente eh, se volesse offrire le sue preghiere a Dio. Padre Pio, a un certo punto mentre stavano pregando, lo guarda e con la testa annuisce. Fa, fa proprio così. Non ancora pienamente convinto, allora chiese mentalmente a Padre Pio eh, se eh, avesse fatto proprio sì a lui col, con la testa, ecco, se quel suo annuire era rivolto proprio a lui. Padre Pio stavano pregando insieme, si ferma e con la testa di nuovo annuisce. Fa così. Ancora una volta, fra Daniele non era convinto, allora stava pensando a qualcosa da chiedere mentalmente nuovamente, quindi a Padre Pio affinché ricevesse un'altra un risposta. A quel punto Padre Pio si voltò di scatto verso di lui, interruppe la, 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 la preghiera e gli disse sei soddisfatto adesso e basta anche questa una bellissima immagine che ci restituisce il nostro caro collega Francesco Bosco in relazione alla figura di Fra Daniele Natale che abbiamo ricordato con la celebrazione di martedì 6 febbraio eh, celebrata da Padre Mariano Di Vito, ma guardiamo avanti, eh, ci stiamo Apprestando non solo alla quaresima, che come detto inizierà mercoledì 14, mercoledì delle ceneri, ma anche a dei momenti molto, molto importanti che anticiperanno, precederanno appunto il mercoledì delle ceneri. Partiamo da sabato 10 febbraio alle ore 16 nella chiesa Santa Maria delle Grazie. Don Vincenzo D'Arenzo presiederà una benedizione ed una celebrazione per gli ammalati in preparazione proprio di quella che eh, sarà celebrata domenica 11, ossia la 32esima giornata dell'ammalato. È eh, una celebrazione a cui siete ovviamente tutti invitati. Giorno 10 di febbraio, però, è un giorno altrettanto particolare perché ci sarà una peregrinazione del Cuore di Padre Pio, Cuore di Padre Pio che sarà portato dai nostri eh, frati nella comunità di Santa Fara. A Bari abbiamo una grafica che state vedendo a tutto schermo che appunto sottolinea questo evento e dovremmo avere in collegamento con noi anche padre Fabio Carrieri, proprio dalla comunità di Santa Fara, col quale vogliamo scambiare due chiacchiere. Padre Fabio, ti vedo collegato. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, pace e bene a voi e grazie per l'invito di questa mattina. Pace e bene a te, grazie per essere qui. Allora, siete pronti per accogliere il cuore di Padre Pio? Beh, certo, c'è una grandissima emozione, non solo da parte di noi frati che accoglieremo e avremo in casa qui con noi, almeno nella giornata di sabato e di domenica, soprattutto il cuore di questo nostro santo confratello, ma anche di tutta la comunità di fedeli che si sta stringendo attorno a noi. Ci sono tanti preparativi, non solo tecnici, ma anche spirituali, per poter vivere al meglio questa settimana che vedrà la reliquia di Padre Pio qui tra noi e negli ospedali della nostra diocesi. Allora, con l'aiuto della regia andiamo a rivedere anche la locandina che accompagnerà questo evento perché sì. nel dettaglio possiamo andare a, a leggere insieme quello che accadrà il 10 di febbraio e poi l'11. Allora, giorno sabato arriva la reliquia, vorremmo ricordare sì. a che ora... Dovrebbe arrivare intorno alle 19.30, quindi subito dopo la messa vespertina. Perfetto. Come, ehm, che cosa succederà quando arriva il cuore di Padre Pio? Beh, la reliquia ovviamente sarà raccolta da tutti i fedeli che giungono, ma non solo da Bari, ma anche dai paesi qui vicino, e ci saranno i gruppi di preghiera di Padre Pio. e Dopo che l'avremo sistemata in chiesa, ci sarà un momento di preghiera, una veglia, che qui sulla locandina, vedete, è scritto che sarà presieduta da Fagabiele Bitonti, ma c'è stato un cambiamento in corso d'opera e sarà presieduta proprio dal ministro provinciale. Dei frati minori cappuccini di Sant'Angelo e Padre Pio, fra Francesco Di Leo, mentre Fra Gabriele presiederà la messa della, della sera, quindi che precede l'arrivo della reliquia del cuore di Padre Pio. E quindi alle 20 saremo tutti riuniti in preghiera della nostra basilica. Per raccogliere e per pregare questo nostro santo confratello. Lo anticipavamo prima, la domenica che segue, sabato 10 febbraio, domenica 11 febbraio è anche la 32esima giornata dell'ammalato. Una bella coincidenza. Beh, certamente, visto anche l'amore che Padre Pio aveva per gli ammalati, il suo impegno per la costruzione di casa sollievo, quindi davvero sarà un momento importante, anche dalle cliniche qui vicino, nelle quali purtroppo il cuore non potrà esserci. Gli ammalati eh, si sono rivolti a noi, perché noi siamo anche capperi del Policlinico di Bari, oltre che della clinica dell'Istituto Maugeri. Ci chiedevano di ricordarci di loro e di affidarli a. A Padre Pio, infatti quella mattina sarò lì a celebrare e porterò davvero le loro preghiere poi qui quando sarò di ritorno nella nostra basilica. Padre Fabio, noi ti ringraziamo tanto per essere stato con noi anche, se, a voi. anche se solo per qualche minuto ma ci ha fatto molto piacere e ti auguriamo e vi auguriamo buon lavoro visto che sarà un weekend pieno, denso di emozioni e di certamente. Pace e bene a tutti e un buona giornata. Un caro saluto di pace e bene a te e arrivederci a presto. Noi restituiamo la linea della regia solo per qualche istante e poi ritorniamo in studio con Carlos Sciarra dell'ufficio Accoglienza Pellegrini per fare un focus sulle 40 ore che precederanno proprio il Mercoledì delle ceneri. Rieccoci di nuovo insieme, siamo in diretta dallo studio Padre Marciano Morra di Padre Pio TV in San Giovanni Rotondo. Avete già visto Carlos Ciarra che ci ha raggiunto appunto nel nostro studio. Ciao Carlos. Ciao Tony, che un grazie. saluto a tutti. Grazie per averci raggiunto, perché sono tante le celebrazioni che contraddistinguono quotidianamente il nostro santuario ormai conoscete bene la grafica con gli orari delle Sante Messe, la regia ce la ripropone istantaneamente, eccola qui, lì dove vedete anche il logo di Padre Pio TV, sono uh, le uh, Sante Messe che potete seguire anche in diretta sul 145 del digitale terrestre oppure anche in diretta streaming su www.padrepio.tv, celebrazioni che si arricchiranno dei riti. Eh, della Quaresima eh, con, eh, a partire dal mercoledì delle Ceneri, ma anche con il rito delle 40 ore, eh, il nostro carnevale santificato, lo potremmo chiamare anche così. Ma eh, lascio a Carlos il piacere di guidarci lungo i prossimi appuntamenti. Sì, Tony, um, quindi iniziamo: ci prepariamo alla Quaresima appunto con queste 40 ore Eucaristiche, come dicevi tu, la vecchia denominazione su cui. Alcuni di quelli che capiscono di surgia non sono d'accordo con chiamandolo Carnevale santificato, però il rito delle 40 ore è un rito che ormai viviamo non soltanto a San Giovanni Rotondo ma in molte realtà, quindi non è legato strettamente a questi giorni, ognuno è un momento di preparazione alla quaresima. Noi come tradizione lo facciamo proprio in prossimità del mercoledì delle ceneri. Ma iniziamo domenica 11 febbraio, un po' come hai già detto tu, è la giornata dell'ammalato. A San Giovanni Rotondo per tradizione si vive in maniera interparrocchiale. Quindi, per questo Don Vincenzo verrà ehm, il sabato. Però di per sé è l'11: la giornata dell'ammalato. e padre Aldo appunto celebrerà alle 11.30 e ci sarà la benedizione. Se riusciremo dei frati ammalati che sono nell'infermeria. Quindi avremo anche questo momento in ricordo di quella giornata proprio della giornata dell'ammalato. E poi come. Tradizione da, da diversi anni. Eh, padre Guglielmo Alimonti, gli amici di Padre Pio lo conoscono senz'altro, quindi non ha bisogno di presentazioni. Con i gruppi di preghiera dell'Abruzzo aprirà proprio queste 40 ore eucaristiche. Quindi con un'adorazione comunitaria, benedizione eucaristica proprio dalle 15.30 e poi ci sarà la celebrazione delle 18. Per i giorni a seguire lunedì e martedì avremo invece l'adorazione. Quindi l'esposizione del Santissimo dopo la celebrazione delle 6.30 e inizierai nella chiesetta antica, poi dopo la celebrazione delle 11.30 il Santissimo verrà portato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie e lì ci sarà la celebrazione fino a poco prima della celebrazione delle ore 18. Quindi questi sono un po' i momenti che ci preparano naturalmente all'evento importante che è quello del mercoledì delle ceneri. E Quindi poi appunto si sì, inizia la Quaresima con il mercoledì delle ceneri. Tante le celebrazioni che ricalcheranno gli orari che abbiamo appena visto. Assolutamente sì. Il rito dell'imposizione delle ceneri avrà luogo durante tutte, tutte le celebrazioni. Tutte le celebrazioni, noi in maniera particolare però ehm, daremo eh, lustro soprattutto alla celebrazione delle ore 18 con la presenza del ministro provinciale, quindi fra Francesco Di Leo, presiederà appunto questa celebrazione delle ore 18, messa in evidenza perché è un po' quella che anche i nostri amici telespettatori di solito hanno con più facilità e ecco, riescono a seguire. E, e io... quindi di lì inizieremo appunto la Quaresima. E normalmente la Quaresima modifica un po' quelle che sono naturalmente bisogna dare risalto al tempo forte. Quindi venerdì noi per l'ultima volta nella giornata di domani ci sarà la preghiera sotto la croce, che poi riprenderà dopo il periodo di Pasqua e quindi e il venerdì al posto della preghiera sotto la croce, il più esercizio della Via Crucis, quindi da dopo il mercoledì delle ceneri, ogni venerdì alle 20.45 ci sarà ehm, appunto la Via Crucis e i nostri amici sicuramente avranno piacere a partecipare con noi anche a questo momento. Rimane invece l'adorazione del giovedì. E tutti i giorni per chi avrà l'opportunità di venire a San Giovanni Rotondo, dopo la celebrazione delle 7.30, fino a poco prima della celebrazione delle 18, avremo la possibilità di um, adorare Gesù nel Santissimo Sacramento, nella chiesetta antica, appunto, ci sarà questa esposizione del Santissimo Sacramento. E noi vi aspettiamo a San Giovanni Rotondo, ovviamente, potete seguire le nostre celebrazioni in diretta, come dicevamo, su Padre Pio TV, tanto sul, in TV quanto su internet però se venite a san giovanni rotondo ovviamente ci farà ancora più piacere avete visto anche i contatti dell'ufficio accoglienza pellegrini tanto il numero di telefono quanto il sito internet li state rileggendo in questo momento per ottenere informazioni anche all'ultimo momento all'ultimo no? momento sì anche perché Dovete considerare che questo è un santuario vivo, quindi voglio dire gli imprevisti come i cambiamenti dell'ultimo momento possono essere, cioè, quindi non siamo, molte volte siamo troppo rigidi su queste cose. Tante volte cambiano, bisogna tenere presente anche di quelle che sono le situazioni, le incombenze del momento naturalmente. In TV si dice il bello della diretta. È Il bello della diretta, <ride> certo. Sono cose fisiologiche, del resto sono veramente tante le persone... Che stanno venendo a rendere omaggio a Padre Pio, praticamente un flusso ininterrotto anche durante questo periodo invernale. Sì, eh, Tony. Noi permettimi spero e voglio pensare che sia anche un nostro merito. Cioè, nel senso, noi da quando siamo nati come ufficio pellegrinaggi abbiamo sempre spinto, soprattutto i pellegrini esteri, a destagionalizzare, cioè a venire in altri momenti. Perché? Perché chi viene in questo momento e del resto ne abbiamo visti i pellegrini in questi giorni e la possibilità di godere di più di questo luogo siccome chi viene dall'estero deve organizzare un pellegrinaggio con mesi e mesi di anticipo non come gli italiani quindi li abbiamo spinti dice, ma prendete in considerazione questo periodo quest'altro periodo e stiamo un po' raccogliendo i frutti. A giudicare da quello che abbiamo visto, direi proprio di sì. Infatti, ecco, ti invito a seguire con me un piccolo eh, contributo video relativo ad un gruppo del Messico prima e poi un gruppo della Germania. Somos un gruppo mexicanos che hemos venido aquí. al santuario del Padre Pío para conocer todo ese peregrinar que él pudo lograr hacer parte de su vida sobre todo en esa vida de fe de oración de comunión con Dios hemos venido hasta aquí porque queremos encomendarnos a él para que por medio de esa riqueza de su vida espiritual podamos nosotros también hacer la parte de nuestra vida Agradecemos la hospitalidad de aquí, de todos los que, religiosos y todo el personal que nos ayuda y nos apoya para conocer la vida y obras del Padre Pío. Les saludamos y les agradecemos a todos y una peregrinación de México que con gusto busca la forma y la manera de estar con nosotros. Gracias. Dios los bendiga y María Santísima los acompaña. Desde el cielo hermosa mañana, desde el cielo hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana. Molto bene queste immagini, Carlos. Sì, sí, sì. Sí. Sono tanti i gruppi che eh, stanno raggiungendo i luoghi di Padre Pio, eh, non solo dal nuovo continente, tanto dal nord quanto dal sud America, ma anche dall'Europa, Francia, Germania, Spagna. Purtroppo siamo in chiusura e il prossimo gruppo lo vedremo magari giovedì prossimo. Noi continuiamo a confidare nel vostro prezioso lavoro e quindi ecco vi invitiamo tutti i nostri pellegrini a raggiungervi nell'ufficio accoglienza, tanto fisicamente, quando, quanto magari anche attraverso una telefonata o collegandosi al sito che avete letto in sovrimpressione www.santuario.it. Io ti ringrazio, spero di ritrovarti uh, ogni certo. volta che appunto, uh, ti farà piacere, ci fossero notizie da condividere uh -huh. così possiamo entrare nel dettaglio. Per il momento salutiamo gli amici che ci seguono da casa e gli diamo appuntamento con l'agenda del santuario a giovedì prossimo. thank